È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Entrerò per ringraziare il Signore. L'odierna festa dell'Immacolata Concezione ha uno specifico messaggio da comunicarci. Ci ricorda che nella nostra vita tutto è dono, tutto è misericordia. La Vergine Santa, primizia dei salvati, modello della Chiesa, sposa santa e immacolata, amata dal Signore, ci aiuti a riscoprire sempre più la misericordia divina come distintivo del cristiano. Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, come non si può capire Dio senza la sua misericordia. Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura, come avete visto dalla nostra copertina, l'avvio del giubileo straordinario voluto da Papa Francesco. Questa mattina l'apertura della Porta Santa in Vaticano. Al giubileo si sta preparando anche la nostra regione. Saranno 22 le porte sante che saranno aperte per l'occasione. All'Aquila, quella di Collemaggio, la prima della storia della Chiesa, non verrà aperta a causa dei lavori di restauro della Basilica in via straordinaria. Sarà utilizzata quella di San Bernardino, il servizio è di Giorgio Alessandri. In Abruzzo saranno 22 le porte sante che saranno aperte in occasione del Giubileo della Misericordia, oggi al via in Vaticano. Si inizia sabato 12 dicembre al Santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, dove il Vescovo di Terra Moatri anticiperà l'apertura di una delle porte che attraversando le purificheranno i fedeli dai peccati. È invece il giorno di Santa Lucia, nella terza domenica d'Avvento, il 13 dicembre, che le sette diocesi abruzzesi hanno previsto l'apertura delle porte verso la Redenzione. L'evento riveste per l'Abruzzo un'importanza rilevante, perché fu proprio Celestino V che istituì l'indulgenza plenaria. E ci troviamo di fronte al portone principale della Basilica di San Bernardino, quella che quest'anno è stata individuata dall'Arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, come chiesa giubilare, in quanto appunto la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, la prima della storia, è attualmente inutilizzabile in quanto sono in corso i lavori di ristrutturazione della Chiesa. Quindi dal 13 dicembre, il giorno in cui il Santo Padre ha comunicato l'apertura delle Porte Sante, questa qui sarà aperta ai fedeli che potranno lucrare l'indulgenza. E adesso cambiamo argomento ed andiamo a Chieti, dove il sindaco di Primio ha annunciato la riapertura della colonnetta chiusa al traffico dopo la frana causata dal maltempo delle scorse settimane. Francesca Romana Testi. È stata annunciata la riapertura della colonnetta. Dopo la frana che è avvenuta si parla di un periodo in cui si farà soltanto senso unico, però già al lavoro il comune e poi erano stati chiesti anche dei soldi per gli altri danni. Sì, soltanto 10 giorni sono passati da quel venerdì e sabato in cui abbiamo avuto per davvero una emergenza importantissima sulla città, perché la colonnetta è la strada di collegamento principale tra la parte alta e la parte bassa di Chieti, ma con il lavoro fatto dai
prima dei dipendenti comunali per l'intera notte per ripristinare il servizio idrico con una nuova linea e poi con una ditta a cui abbiamo affidato in somma urgenza i lavori per alleggerire il fronte della frana in modo da non gravare troppo sul muro già compromesso che lo conteneva, che è proprio quello che poi guarda sulla via Colonnetta, credo oggi di poter dire che siamo ad un punto che è quello della ripartenza. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ora siamo in grado, ieri abbiamo deciso e domattina faremo un nuovo tavolo tecnico per individuare il cronoprogramma, ma abbiamo deciso la riapertura entro la settimana almeno di una corsia della via Colonnetta con la messa in sicurezza della stessa attraverso una linea di New Jersey in cemento armato e il lavoro che continua sul fronte della frana. I lavori sono importanti, abbiamo bisogno, così vengono stimati almeno, di 500.000 euro per poter ripristinare i canoni di sicurezza di quella scarpata e poi chiaramente dobbiamo ripristinare la filovia, ripristinare la rete elettrica, ma anche fare una nuova linea dei servizi idrici integrati perché ovviamente su quel fronte non è più possibile farli passare. Cambiamo ancora argomento, sarà un Natale non certo dei migliori, almeno quello che si vivrà quest'anno a San Gregorio all'Aquila, tra macerie e in un'atmosfera di messa a causa della ricostruzione ferma. Nelle abitazioni spuntano anche discariche a cielo aperto, vediamo il servizio. Di natalizio tra le case popolari di San Gregorio, frazione a due passi dall'Aquila, c'è ben poco. E sarebbe difficile per chiunque, sapendo che per il settimo anno consecutivo le abitazioni sono incastonate ancora tra le macerie, quelle del sisma, e vere e proprie discariche a cielo aperto, frutto dell'inciviltà delle persone. Ed allora, in chi è tornato a vivere in quel contesto, lo scoramento ha preso il posto della speranza nel futuro, come ci spiega Franco Marulli della Sto Casa UGL. Abbandonati, completamente abbandonati e soprattutto adesso che si avvicina il Natale non c'è festa perché gli abitanti stanno nella tristezza, lo vivono nella tristezza perché si sentono fortemente abbandonati dall'amministrazione comunale. Non avete avuto alcuna interlocuzione con la politica, avete avuto delle rassicurazioni, insomma le persone si sentono un po' abbandonate? Sì, abbandonate completamente, ma poi non c'è comunicazione fra l'amministrazione e gli abitanti che vengono qua, anche se ci stanno delle proposte di legge che dicono che hanno i soldi che dovrebbero mettere a posto il quartiere, ma solamente un parlare nelle stanze, non c'è comunicazione, gli abitanti stanno completamente abbandonati. Si inizia a perdere la speranza adesso? Completamente, la speranza, prima c'era un po' di speranza, c'era la voglia di lottare, ma nell'abbandono manca anche la speranza. E dunque clima davvero poco festoso a San Gregorio all'Aquila, di diverso tenore i prossimi servizi perché ovviamente il giorno dell'Immacolata Concezione apre le feste natalizie e con loro anche lo shopping per i regali da mettere sotto l'albero. Allora andiamo a Pescara nelle vie del centro con il prossimo servizio per vedere insomma come è iniziato lo shopping di Natale. Dicembre è tempo di shopping, o almeno così si dice. Il primo giorno di festa si trasforma in un'ottima occasione per visitare negozi, farsi un'idea e iniziare a pensare quanti farne, a chi e soprattutto al budget totale. Pescara si popola di potenziali acquirenti e scatta così il countdown al Natale 2015. Faremo regali solo alle persone più strette, diciamo, genitori, sorelle. Insomma, nulla di più. Io al momento non ho ancora pensato niente, però quest'anno si spenderà poco, pochissimo. Il budget di spesa si sa? 200 euro. Penso giusto ai familiari, i più stretti e basta. Budget di spesa già si sa? Sì, diciamo abbastanza ridotto come anche l'anno scorso. Diciamo 50-100 euro, dipende dal numero di regali. E gli amici i regali? Gli amici, sarebbe bello una bella vacanza, però non lo so, dipende, c'è un po' di crisi dal budget. E invece i regali si ricevono ancora, chi ve li fa? Ma speriamo di ricevere qualcosa, per adesso non abbiamo ancora ricevuto niente. È il primo giorno, quindi oggi si esce per vedere? Sì, oggi vediamo un po' cosa c'è in giro e magari compriamo anche qualcosa.
Restiamo a Pescara, alberi di Natale anche nei quartieri periferici della città. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise. Quest'anno Pescara regala un Natale speciale ai suoi residenti. Grazie ad un accordo con il Parco Nazionale Abruzzo-Molise verranno distribuiti alberi natalizi anche nei quartieri periferici della città. Una novità richiesta proprio dai cittadini per arredare aree di recente riqualificate. Quest'anno abbiamo deciso di dare un albero di Natale, un abete, ad ogni quartiere, associazione o cittadino che ce n'abbia fatto richiesta. Tutto è partito il 10 novembre con una lettera scritta dai cittadini di Largo Baiocchi al sindaco, in cui gli chiedevano appunto se potevano avere un abete di Natale da poter addobbare insieme, e da lì ci siamo attivati. Le richieste sono state diverse, quindi abbiamo fatto in modo di recepire un numero di abeti veri, ovviamente, che ci sono stati donati dal Parco d'Abruzzo grazie alla collaborazione del sindaco di Lecce dei Marsi, che abbiamo oggi stiamo finendo di distribuire in realtà in tutte le sedi di Pescara. Nello specifico saranno posizionati Largo Baiocchi, Borgo Marino Sud, Fontanelle, presso Villa Sabucchi, Lanfas, al Parco dei Risi, Salina Casa e a Piazza San Camillo dell'Ellis. Dal canto suo il Parco Nazionale coglie l'occasione per ricordare l'importanza della sensibilizzazione e della responsabilizzazione verso i temi dell'ambiente e della natura. Ma è una richiesta che abbiamo accolto molto favorevolmente, anche perché riteniamo che l'esperienza dei parchi vada portata, come dire, anche fuori dai parchi, e questa è un'occasione simpatica, bella, in occasione del Natale, di poter collegare due territori, la città di Pescara sul mare con il parco storico dell'Abruzzo, il parco d'Abruzzo, Lazio e Molise. Poi questi alberi non finiranno la loro carriera per il Natale, cosa succederà dopo? Ma questo, diciamo, noi li doniamo al Comune di Pescara, quindi immagino che il Comune di Pescara sceglierà una collocazione adeguata anche per la continuazione della vita di questi alberi. Ed ora ci spostiamo a Chieti per vedere le iniziative per il Natale. Chieti si è mossa su più direzioni e abbiamo inaugurato sabato sera il Teatro Winter Festival, che è un festival di musica jazz che vedrà protagonisti diversi jazzisti di fama mondiale e internazionale, e 6 concerti, di cui 4 a pagamento al Supercinema e 2 saranno gratuiti, e parte del ricavato andrà in beneficenza, il tutto con la direzione artistica del maestro Michele Di Toro. Proseguiamo oggi con l'inizio di una serie di mercatini che vedranno coinvolte sia la parte alta che la parte bassa della città. Il tutto con la collaborazione non solo dei commercianti, ma proprio delle associazioni di categoria. Oggi Corso Marruccino, poi e inizieranno anche quella a Piazzale Marconi, che sarà un mercatino permanente dall'8 diciamo al 24 dicembre. Poi ci saranno sempre il 12 e il 13 a Chieti Scala una serie di mercatini, il 20 ci sarà quello della Confcommercio lungo il corso, il 24 e il 25 quello di Casa Artigiani, il 13 a Chieti Scala davanti antistante alla chiesa di San Pio X quello di Confartigianato, e il 26 e il 27 concluderemo con l'Antico in Piazza. Inoltre abbiamo inserito una serie di eventi e di manifestazioni, aspettando Babbo Natale il 19 in Via Arnense e il 20 in Via De Virgilis. E inoltre ogni negozio che aderirà al concorso La Vetrina Più Bella lo potrà fare inserendo nel proprio negozio un presepe del maestro Di Orio, che è un artista locale che realizza presepi in canna, ed è prevista per la vetrina più votata il premio più bello. Io penso che, visto il quadro economico che abbiamo trovato, vista la situazione anche di crisi, siamo riusciti comunque a fare anche più di quello che ci aspettavamo. Ora voltiamo pagina e ci occupiamo di sociale. Per farlo andiamo a Teramo. L'assessore del comune pone l'obiettivo per il 2016 sui servizi sociali: garantire gli stessi servizi dell'anno che sta per terminare, anche se c'è il dubbio sui fondi da reperire per garantire questi servizi per la compartecipazione tra comune e regione. Il servizio di Elisa Leuzzo.
Quali servizi sono stati garantiti quest'anno sul sociale? Con il PLNA che oggi approda in giunta abbiamo garantito per il 2015, perché c'è da dire che purtroppo insomma, per i tempi lunghi anche che ci ha dato la Regione, che ci ha scritto la settimana scorsa appunto di mandare il nostro progetto per il PLNA 2015, in realtà arriva a consuntivo, nel senso che abbiamo già realizzato per il 2015 12 dodicesimi ovviamente dell'anno, abbiamo garantito col PLNA gli assegni per la non auto, per la SLA, abbiamo garantito il trasporto per l'autismo almeno una parte e poi l'ADI, che è l'assistenza domiciliare integrata, quindi quell'assistenza che ha bisogno, le persone che hanno bisogno non soltanto dell'operatore sociale ma anche dell'operatore sanitario, tant'è che viene dato in convenzione, in accordo con la ASL. Abbiamo riunito le parti sociali, quindi i sindacati e le cooperative, prima ovviamente di far passare l'atto in giunta, dove ovviamente abbiamo con loro però insomma, hanno preso atto e ratificato. Per il 2016 speriamo, e comunque un impegno anche che abbiamo preso con loro, di poterci vedere prima per programmare e poi magari invitare la Regione a progettare, programmare su quelle che sono le esigenze del territorio. Si prevede di garantire gli stessi servizi anche per l'anno nuovo? Beh sì, anche se appunto con i sindacati nella scorsa riunione si diceva che insomma cercheremo anche di vedere se ci sono ulteriori domande, oppure se nel frattempo queste le domande del territorio, le esigenze del territorio sono cambiate, quindi le modificheremo in base anche a queste esigenze, o almeno proporremo questo alla Regione. Notizia poi che c'è da dare, diversamente dal PLNA, il piano di zona invece la Regione ci ha scritto proprio in questi giorni che anche per quest'anno dovremo prorogare i piani di zona, perché non c'è il piano sociale regionale, non è ancora ovviamente pronto, quindi andremo in proroga con i piani di zona anche per il 2016. Restiamo ancora ai temi del sociale, un pegno d'amore contro la violenza di genere, il pegno è quello della Presentosa, il gioiello più famoso d'Abruzzo, che servirà a finanziare il centro antiviolenza La Fenice di Teramo. Una raccolta fondi per il centro antiviolenza La Fenice della provincia di Teramo, con una iniziativa che si chiama Cuori di Donna. Sì, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le donne, la violenza di genere, è proprio uno dei fini istituzionali della Commissione Pari Opportunità. E contribuiremo tutte noi con il nostro lavoro, ma potrete contribuire anche voi acquistando lungo Corso San Giorgio una presentosa, che è il simbolo dell'amore per tutte noi donne abruzzesi. Con un contributo minimo di 10 euro anche voi contribuirete a sostenere La Fenice e Casamaia. Il centro La Fenice ad oggi quante donne accoglie? Ben 100. Sono tante, credetemi, e supportarle è molto importante, perché uscire dal silenzio per una donna violentata è difficile, e quindi tutte noi istituzioni dobbiamo supportarle psicologicamente e con l'assistenza di un legale. Rispetto agli anni passati c'è più intenzione nel denunciare da parte delle donne, visto tutto questo lavoro che è stato fatto? Sì, sono aumentate le denunce e soprattutto sono aumentate le donne che si rivolgono al centro antiviolenza. Per me è molto importante fare questa campagna di sensibilizzazione, perché tante donne non sanno neppure che c'è il centro antiviolenza e quindi non sanno neppure che possono essere supportate da noi istituzioni. Cambiamo argomento, il comprensorio dei Monti della Laga punta a ripartire dal finanziamento per il nuovo impianto di risalita di Monte Piselli e lo stanziamento per la frana di Ripe di Civitella, passando anche per il progetto della banda larga per internet. Se ne parlerà al convegno La Montagna, che guarda al futuro, in programma il 9 dicembre, cioè domani, a Civitella del Tronto.
Si parte con un convegno e poi l'appuntamento servirà a presentare ai cittadini anche tutta una serie di importanti novità che nei prossimi mesi riguarderanno il territorio. Quali sono nello specifico? Per me il finanziamento per il Consorzio Turistico Monti Gemelli, che serve per fare la revisione generale dell'impianto di risalita. Poi il finanziamento per il consolidamento della frana di Ripe e l'altro contributo per eliminare il digital divide e quindi portare la banda larga su comuni montani come Civitella, Valle Castellana ed altri comuni della regione Abruzzo. Ringrazio la Giunta d'Alfonso, l'assessore Pepe per l'impegno, perché in pochissimo tempo, nonostante la richiesta era di qualche anno fa, hanno portato insieme alla Regione Marche questo contributo di 400.000 euro. Questa è una prova di già appuntamenti fissati dalla Regione Abruzzo e Marco e della microregione adriatica, quindi questa eliminazione delle barriere politiche e geografiche tra le due regioni, che sono unite sia da condizioni economiche simili e sia perché il turismo è intercambiabile tra i vari territori. Ecco, questo importo sarà importante per realizzare il nuovo impianto sciistico. Un ammodernamento quasi totale dell'impianto esistente, un impianto che ha bisogno per motivi di legge di una revisione generale. E poi il progetto della banda larga consentirà realmente di rilanciare il territorio? Sì, anche adesso approfitto magari dell'occasione, visti gli ultimi eventi. Noi fino a ieri mattina a Valle Castellana siamo stati senza telefono, senza illuminazione, quindi senza corrente elettrica e senza internet, per cui per un comune è molto, al di là delle utenze private, per un comune è difficilissimo. Voglio dire che la banda larga per quanto riguarda il cavo a Valle Castellana è già arrivato, quindi è sceso da Rocca Santa Maria, è arrivato fino ai confini con Ascoli, adesso bisogna metterci il segnale dentro. Andiamo avanti, anche quest'anno l'UNICEF ha attivato la raccolta fondi per la realizzazione di una scuola in Africa. Una scuola per l'Africa, questo è il nuovo obiettivo dell'UNICEF e qui a Teramo si è iniziati con la pilota e ora la vendita dei quaderni. Sì, noi generalmente sotto Natale siamo impegnati con la nostra pigotta che saremo in piazza l'11 e il 12 di dicembre, però questa volta la Donatella Gramenzi, che fa appunto questo festival, ha voluto adottare come progetto una scuola per l'Africa, quindi saremo presenti al palazzetto dello sport e venderemo proprio per questa occasione i famosi quaderni dell'UNICEF, gli stessi quaderni che l'UNICEF distribuisce in Africa, che hanno praticamente l'esigenza di avere la doppia apertura, perché gli arabi scrivono da destra e sinistra ed altri invece scrivono da sinistra a destra, per la modica cifra di 3 euro. Quindi insomma aiutateci veramente tanto a fare questa scuola e soprattutto tutto l'impegno che mettono queste ragazze sui pattini e anche questo festival che è pieno di campioni del mondo, quindi aiutateci. Quanto serve per realizzare questa scuola? Allora, le scuole in Africa sono fatte di tantissime cose, perché una scuola può essere fatta in muratura laddove è possibile farla in muratura, ma a volte, credetemi, è così bello all'aperto sotto un baobab, e allora lì occorrono soprattutto gli strumenti, appunto il quaderno, la penna, la matita, cioè più le cose tecniche, e quelle sono più facili da realizzare. Chiaramente le scuole dipende dalla regione dove si vanno a fare, se c'è acqua, se non c'è acqua, si può andare da un costo minimo, appunto, come dico, di soprattutto di materiale, a un costo massimo che è quello poi insomma fatto in strutture, in mattoni, ferro, con i bagni, tutte queste cose qui, dipende. Dopo le manifestazioni organizzate a Pescara, anche a Teramo si ricorda la figura di Pierpaolo Pasolini a 40 anni dalla sua scomparsa. Anche Teramo ricorda Pasolini a 40 anni dalla scomparsa con una iniziativa che prenderà il via il 9. Sì, il 9 dicembre con il film, la visione del film all'interno dello spazio Officine Indipendenti, Pelo Malo, che è un film venezuelano e racconta la periferia venezuelana. Poi ci sarà un secondo appuntamento il 14 dicembre a Pineto, dentro il centro aggregazione giovanile presso la stazione, con la collaborazione delle associazioni Trin e Arcimetexis, che è l'associazione locale dell'Arci, con TC England. Il 16 dentro il comitato di Collatterrato con il film L'odore della notte di Caligari, regista recentemente scomparso e candidato agli Oscar. E per chiudere all'interno della parrocchia di San Berardo, periferia storica di Teramo, che è stata anche un cinema, e ringraziamo il parroco ovviamente che ci dà questa opportunità, con film La Schivata, che parla proprio dei ragazzi delle Balie, fatto nel 2009.
A questi appuntamenti cinematografici si è pensato di adoperare anche un altro linguaggio, lo stesso intellettuale Pasolini ha adoperato nella sua opera, che è quello teatrale, costruendo dagli scritti corsari non solo un reading concerto dal titolo Vi lascio il mondo, che è un verso conclusivo di una canzone scritta per Paolo Pasolini, La ballata del suicidio, con Mariangela Celi, voce narrante, Alessia Martegiani, loop station e voce, e Alessio Fratoni, contrabbasso e fisarmonica. Appuntamenti sono aperti a tutti? Sono aperti a tutti, quest'ultimo appuntamento, il reading concerto, è il 18 dicembre all'Officina. E adesso apriamo la pagina dello sport, perché oggi si gioca in Serie B e gioca il Pescara impegnato al Rigamonti di Brescia alle ore 18:30, il fischio d'inizio in porta, torna Aresti, Fiorillo infatti è rimasto a Pescara per un guaio muscolare, in difesa Fiamozzi giocherà al posto di Zampano, turno di riposo per lui, mentre a centrocampo, in attacco potrebbero trovare spazio dall'inizio Selasi e Verre, con qualche possibilità in meno Sansovini per Caprari. Sentiamo l'allenatore del Pescara Massimo Oddo alla vigilia della partenza ieri nella tradizionale conferenza stampa. Boscaglia io credo che sta confermando tutte le sue qualità, sta facendo un grandissimo campionato, devo dire la verità io non pensavo facesse questo tipo di campionato e sta facendo molto bene e quindi... ma domani per noi sarà una partita molto molto difficile e per noi un bivio significativo, perché comunque andiamo a incontrare una squadra che ha un punto meno di noi, se non sbaglio, sì. Che sta facendo molto bene, ha fatto in casa credo 5 vittorie e 2 pareggi, sì. Una cosa del genere. 17 su 24. E quindi è una partita molto ostica, dobbiamo cercare di uscire dal campo senza prendere gol. Abbiamo delle certezze abbastanza sostanziali, cioè che comunque il più delle volte giochiamo bene e il più delle volte segniamo, quindi l'obiettivo cambia, non dobbiamo prendere gol. Loro fanno un 4-4-2, ma anche quando giocano 4-4-2 loro con una punta si abbassano sempre sul mediano, soprattutto quando incontrano una squadra che hanno un play basso. La nostra mentalità deve essere quella che sono gli altri che devono avere difficoltà contro di noi, e quella deve essere la mentalità. Poi è vero anche che tu devi capire anche quali sono i punti di forza loro, e loro sono abbastanza chiari i loro punti di forza, cioè hanno due punte che sono ben strutturate e hanno soprattutto giocatori sulle fasce soprattutto a sinistra che spingono molto, e quindi devi al di là poi del modulo, tu con determinate scalate devi saper contrastare i loro punti di forza. In questo momento c'è più bisogno di lavorare sulle nostre mancanze che sulle nostre qualità, perché quelle ci sono e sono indiscutibili, le facciamo il più delle volte, ci proviamo sempre, a volte ci riusciamo, a volte no, ma il più delle volte ci riusciamo, e quindi dobbiamo concentrarci a far meglio quello che ci riesce peggio. Il Brescia invece ha l'obiettivo di confermare il suo ottimo stato di forma, al Rigamonti le rondinelle non hanno mai fallito, il tecnico Boscaglia ritrova Castellini dopo la squalifica, in avanti invece confermato Andrea Caracciolo. Allora ascoltiamolo Boscaglia. Abbiamo questa partita difficile contro un Pescara indipendentemente dall'ultimo risultato in grande forma, questa è una buona squadra, tonica, però noi stiamo bene e quindi penso sarà una bella partita. Noi siamo rafforzati dal fatto che abbiamo una buona classifica, che siamo una squadra in questo momento abbastanza equilibrata, una squadra che gioca anche un buon calcio, che propone gioco, che ha alternative di gioco, che propone tanti giovani interessanti, e il nostro cammino deve essere questo, naturalmente avendo sempre come obiettivo la salvezza, perché se giochi bene, sei propositivo, sei bravo e non fai punti, diventa un problema. Noi fortunatamente i punti li stiamo facendo e quindi questa è la nostra garanzia. Più che altro pensiamo a ripetere la prestazione. È normale che giocando in casa abbiamo anche la forza dei nostri tifosi, il nostro stadio,
I ragazzi questo magari lo percepiscono, non dovrebbe essere così perché anche fuori dovremmo giocare in una certa maniera, però ci può stare, quindi va bene così. Squadra fortissima, una squadra di grande qualità, squadra costruita per attaccare, per essere propositiva, quindi di grande qualità, con un attacco molto forte, un centrocampo abbastanza complementare, giocatori di qualità e di quantità, quindi è una squadra che merita tanto, tanto rispetto. E noi come sempre seguiremo la partita tra Brescia e Pescara a partire dalle 18:20 circa con Andrea Costantini in studio per Diretta Stadio e i nostri inviati a Brescia, Paolo Renzetti per quanto riguarda il commento della partita ed Enrico Rocchi per le interviste dopo gara. Andiamo avanti adesso con la Lega Pro e parliamo dell'Aquila Calcio. Nonostante la giornata odierna di festa, i giocatori sono al lavoro in vista del match di sabato contro il Rimini, un'occasione utile per riscattarsi dopo il KO di Siena. Andiamo a vedere insieme il servizio. Non c'è festività che tenga in casa dell'Aquila Calcio, bisogna dimenticare al più presto il KO di Siena e pensare al match di sabato con il Rimini. In palio ci sono punti pesanti che, nonostante sia solo dicembre, potrebbero risultare decisivi in vista della salvezza diretta e la permanenza in Lega Pro. Quasi uno spareggio per i ragazzi di mister Perrone. No, per noi ogni partita è fondamentale, quindi dobbiamo pensare alla partita di Rimini come abbiamo pensato a tutte quante e dobbiamo cercare come a tutte di ottenere il massimo da questa partita. E a Siena, al di là degli errori individuali, cosa che non è andato secondo te? Siena è stata una partita forse siamo partiti un po' piano, ci siamo adeguati ai loro ritmi, una cosa che non dobbiamo mai fare perché noi dobbiamo andare sia in casa che in trasferta a fare la partita e cercare sempre di portare a casa i tre punti. Non è successo a Siena e abbiamo già la possibilità di rifarci sabato con Rimini. Una partita che poi ci avvicina alla fine dell'anno, insomma è importante riuscire a chiudere questo fine di anno almeno con 4-5 punti per poter iniziare poi il 2016 in maniera ottimale. Sì, dobbiamo dare il massimo per ottenere il massimo dei punti e passare un Natale sereno e stare sereni per ricominciare poi al meglio il 2016. È tutto per questa prima edizione del TG6, grazie per averci seguito fino ad ora. Prima di salutarci vi ricordo che tra poco alle 14:45 c'è il TG6 L'Aquila. Grazie ancora, appuntamento invece con il TG6 alle ore 19. Buona giornata. Thank you.